Buon pomeriggio. Oggi la redazione BAT della rivista Il Pensiero Mediterraneo è lieta di incontrare il direttore del Fernando di Leo Short Film Festival, Giuseppe Memeo, festival che si svolgerà a San Ferdinando di Puglia dal 9 all'11 settembre. Innanzitutto vorrei che Giuseppe Memeo si presentasse. E poi che ci raccontasse com'è nata l'idea di questo festival e perché intitolarlo a Fernando di Leo. Sì, buon pomeriggio, io sono Giuseppe Memeo, sono un direttore artistico del Fernando di Leo Short Film Festival e prima di tutto sono un regista e sceneggiatore, ma anche un filologo moderno, no? Quindi ho sempre avuto una predisposizione allo studio del nostro tempo, prima di tutto. L'idea del festival nasce da una intuizione di un amico. Un amico che si chiama Giuseppe Arcieri e che a Barletta ha realizzato un festival simile. Ah sì, ne ho sentito parlare, Sì. non ci sono potuto andare per vari impegni, vabbè. Simile nel concetto, nel senso io non lo conoscevo, sono andato al festival perché lui era lì che mi contattava continuamente chiedendomi se facessi un salto. Sono passato e ho visto 300 persone in 3 giorni visitare un luogo di nicchia, un luogo, era una vecchia chiesa sconsacrata dove si è svolto. Però lui aveva avuto 410 iscrizioni da tantissimi paesi del mondo. E ho colto subito il potenziale di questa quest'idea. Tant'è che nel momento in cui poi mi sono laureato, ho avuto un po' di tempo libero a disposizione e parlando con la presidente della Proloco di San Ferdinando, Angela Camporeale, abbiamo avuto quasi insieme questa idea di dedicare qualcosa a Fernando di Leo. Perché? Perché Fernando di Leo è stato, no, a nostro modo di vedere, ma penso che l'opinione possa essere unanime, il più grande regista pugliese che abbiamo avuto. E lo dico senza paura, senza Sì, timore. io ti devo dire che all'epoca dei Cineforum, quindi tanti anni fa, ero ragazzo e li frequentavo tutti, beccai uno sul cinema neorealista italiano e il primo film era di un regista foggiano, Ah, De Robertis, se non ricordo ah, ok. male. Il film bellissimo, Uomini dal fondo, era un sottomarino italiano che si incagliava nei fondali ed è considerato il primo film neorealista. Tu Della pensa che storia. Cineforum che si organizzavano ai nostri Esatto. tempi. E quindi non è l'unico Non è Fernando di Leo. l'unico, Volevo però no, sottolineare che noi in assolutamente Puglia. siamo forti come cinema, lo sappiamo anche recentemente, insomma, sono tanti i registi che stanno spiccando in ambito internazionale, ma è vero, anche questa persona, io ora mi fai presente. Sicuramente ha avuto un'importanza rilevante a livello nazionale per il neorealismo. Però Fernando Di Leo, quello che ci tengo a precisare è che confrontandomi con altri direttori artistici di altri festival, Fernando Di Leo innanzitutto ha dato quel substrato filosofico alle sceneggiature western dei vari Sergio Leone, Duccio Tessari, sceneggiature che poi hanno ispirato gran parte dei film americani che poi sono succeduti, quindi Sì. tra quali quelli di Clint Eastwood e quelli di più recentemente di Quentin Tarantino. Quentin Tarantino che indirettamente si è rifatto a di base 4 film di Fernando Di Leo in maniera quasi al limite del plagio, perché il Ma film. spesso il cinema americano fa Eh così, sì, eh sì. va a prendere il meglio del cinema mondiale E ne fa una sì, sorta di infatti. purpurri, una sorta di remix. Però senz'altro questo è un fattore chiave e io sono dell'idea che Fernando ha avuto l'unica sfortuna di essere morto nel 2003, perché poi nel 2004 Tarantino è venuto a Venezia e se lui fosse stato vivo sarebbe stato omaggiato tanto quanto Sergio Martino, Deodato e
tutti coloro che erano lì presenti. Sai, purtroppo la critica cinematografica, non so, cinematografica italiana, cioè, aveva i paraocchi verso questo tipo di cinema, il cosiddetto cinema di genere, che lo riteneva di serie B, stupidamente. Persino Mario Bava era considerato di serie B. E anche Mario Bava ha avuto riconoscimenti più dall'estero. Il Più dei famoso detto nostri. Nemo, profeta in patria, no? Esattamente. E quindi a San Ferdinando perché? Perché San Ferdinando è dove è nato Fernando Di Leo, innanzitutto, è dove è nato e cresciuto. Però a San Ferdinando non c'è mai stata una memoria storica attorno alla sua Ottimo che si figura. dia anche di intitolare una strada, almeno E certo, il minimo sindacale, insomma. il minimo, addirittura questa strada in passato era stata in realtà dedicata a Fernando Di Leo, ma col cambio di amministrazione è stata tolta perché con la giustificazione che non si poteva dare il nome di una strada a un regista di film erotici. Quindi questa cosa risulta, insomma, non è un vociare, ma è agli atti questa cosa. E il nostro, insomma, non è solo un progetto di cinema, parliamo di molto di più. Parliamo di qualcosa che parte da un problema di fondo, che se vogliamo è anche politico, ma senz'altro è culturale. In tutta la provincia abate, mi permetto di dire, c'è scarsa identità nei confronti della propria terra, delle proprie origini, della propria Sì, vabbè, questo è un appartenenza. problema pugliese Sì. di tutta la Però regione. guarda, siamo stati a presentare il festival al Calibro 9 Film Festival a Genova. E ognuno di coloro che erano presenti aveva un parente pugliese, Sì, come spesso capita. no, Però sì. tutti loro avevano l'orgoglio di dire che erano di Nardò, di Castellaneta, di Melpignano, paesi che sono di gran lunga inferiori per dire ad Andria dove ci troviamo. Sì. Ma a un certo punto trovo una persona che mi fa: io sono originario di Foggia. Ho detto: non mi convince questo Foggia generico, dico, ma di dove sei? Il solito Foggia Foggia. No, mi fa, no, io sono di San Ferdinando. Ah, vedi. E ho detto, ma scusa, ma tu devi dirlo. Cioè, bisogna ricominciare a dire, ma non è una Sì. questione, essere pugliesi è un orgoglio, come può essere italiani, ma se noi screditiamo i nostri luoghi di appartenenza, non cresciamo mai come popolo, Tieni come conto persone, come comunità. che tutti i nostri emigrati che dalle varie zone della Puglia sono andati nel nord Italia imparavano il dialetto locale Esatto. e non parlavano più il loro, o comunque camuffavano il loro accento per non farsi riconoscere che Sì. venivano di qua. Ma questo fatto è più dei pugliesi, perché i napoletani, i calabresi, i siciliani no, sono molto più orgogliosi. Invece noi pugliesi camuffavamo, io ho degli zii in Veneto, quelli ormai parlano il dialetto di là, cioè il nostro, che lo conoscono, non lo parlano più, perché tenenza. Insomma, il festival che si terrà dal 9 all'11 settembre è un'occasione Certo. per riscoprire non solo un personaggio storico, ma anche per scoprire il cinema come sta andando, il cinema internazionale, visto che i cortometraggi a concorso sono risultati di più di 300 da oltre 30 nazioni di tutto Sì. il mondo. E questo perché? Perché l'idea di base è quella. Uno dei nostri partner, WeShort, ha un motto che io sposo appieno, no? Born in Puglia, made worldwide. Siamo nati in Puglia, ma fatti per il mondo. E conservare quelle origini in un processo di anche glocalizzazione, no? Di esportare il nostro modo di vivere, non adattarci noi agli altri, ma trattenere quello che di buono abbiamo per esportarlo a chi non sa vivere come noi. Poi appunto, visto che l'abbiamo toccato il discorso, questo rapporto con le associazioni mi sembra interessante. Sì, Ha subito captato la mia attenzione. Com'è andata, io voglio dire, come vi siete... diciamo che la mia idea di base fin da quando avevo 20 anni era quella che insieme si è più forti e in questo senso avvalermi
della collaborazione all'interno di questo progetto, di associazioni che da anni combattono e parlano di aspetti sociali forti, preponderanti per la nostra cultura e la nostra comunità, mi sembrava quantomeno necessario, ecco. Abbiamo sposato subito la causa di una delle associazioni, per esempio come Puglia Women Lead, che si occupa in maniera differente di diritti delle donne, dando una formazione imprenditoriale alle stesse, non soltanto limitandosi a contestare o ad accompagnare certi movimenti, ma dando delle soluzioni. E questo è un aspetto che per me è fondamentale, così come è successo con Amnesty International, che è consolidata da tantissimi anni come associazione ed è riconosciuta a livello internazionale. Altre associazioni come We Short, che è considerata la Netflix dei corti, per poi arrivare naturalmente all'ANPI, con cui abbiamo stretto la collaborazione. Naturalmente l'idea mi è venuta dal corto, nel senso che alcuni dei cortometraggi in concorso trattavano proprio i temi legati alla resistenza, Quindi. e in particolare uno di questi, Close to the Light, Chiusi alla luce, di Nicola Piovesan, mi ha davvero colpito per la qualità del racconto, e così è nata insomma la proposta di collaborazione anche con l'ANPI. Sì, infatti mi dicevi proprio prima di avviare l'intervista appunto della qualità dei corti che sono Sì, ma arrivati. questa è la cosa sorprendente, perché siamo a una prima edizione, ma il riscontro dei registi che si sono iscritti, ma anche di quelli che verranno poi a essere premiati, perché non è scontato che si presentino alla premiazione, è stata la parte più bella, perché ti danno credibilità, innanzitutto partendo dal presupposto che siamo appunto alla prima edizione. Il progetto è straordinario, ci è riconosciuto da tantissimi. Però ottenere subito una credibilità non è una cosa scontata, e la qualità è manifesta anche da alcuni nomi dei corti che sono in concorso. Finalisti sono risultati corti come L'Avversario, corto che è candidato agli Oscar quest'anno nella sezione junior, corti come Notte Romana di Valerio Ferrara, candidato a Cannes quest'anno, corti candidati a Venezia, vincitori a Venezia, vincitori di David. Abbiamo escluso dalla competizione finale corti che sono stati premiati ai Nastri d'Argento, perché la qualità era così alta che abbiamo dovuto tenere fuori qualcuno. E quindi questo è senz'altro il punto di Beh, forza. in tutti i festival poi in Bisogna realtà fare è delle così, scelte. sì, bisogna fare delle scelte. A proposito di scelte, volevo anche che ci presentassi un po' i membri della giuria. Sì, e i membri della giuria sono divisi da una parte da giovani esperti, nel senso io penso che tanti, me compreso, abbiano lavorato e studiato nel mondo del cinema per anni e stavano solo aspettando una possibilità. E così è accaduto con Giuseppe Casamassima, che scrive di cinema da 5-6 anni, è giovane, ma è stato già 2 volte al cinema, alla Mostra del Cinema di Venezia come ospite della stampa. Ma poi c'è anche Suela Cerri, una regista teatrale di origini albanesi, diplomata all'Accademia di Tirana, che valuterà e sta già valutando i corti anche internazionali. Ma poi ci sono personalità come Luca Pallanc, che è un critico e scrittore che lavora al CSC, alla Scuola Nazionale di Cinema, e ha curato mostre del cinema di Venezia, retrospettive al Festival del Cinema di Roma e di Torino. Davide Pulici, di Notturno Cinema, la regista Deborah Farina, di Down by di Leo, altra grandissima documentarista e regista, Francesco Emanuele Del Vecchio, premiato a Tulipani di Seta Nera Rai Cinema quest'anno come unico cortometraggio pugliese, ma poi adesso da pochi giorni si è saputo che è in concorso di David Donatello, così come anche Michele Pinto, direttore della Puglia Web Fest, festival consolidato, che è anche stato premiato lui in tutto il mondo, a livello internazionale. Poi ti volevo chiedere degli ospiti. Sì. Ho visto sul Debrean che c'è Ruggero Deodato. Sì, Ruggero Deodato ci onora della sua presenza, il maestro, Certo. che ha colto subito questa occasione per ricordare Fernando, con cui lui ha collaborato. Sì. E proprio questo è stato il motivo che l'ha spinto poi a
raggiungerci, ma Deodato è solo il primo degli ospiti che ci verranno a trovare. Ci sarà per esempio anche Angela Curri, attrice Rai, che ha partecipato a serie come La mafia uccide solo d'estate, Braccialetti Rossi, e che è stata protagonista dell'ultimo videoclip di Elisa Seta, che ha oltre 2 milioni di views sui canali social e YouTube. Ma poi abbiamo anche Cosimo Damiano D'Amato, che è interprete straordinario delle poesie di Fernando Di Leo, che ha collaborato con grandissimi. Bisognerebbe stare ore a elencare tutti Sì, coloro con cui ha infatti. collaborato, senza dimenticare il mitico Luc Merenda, Ah, certo. protagonista di tantissimi film di Fernando Di Leo e non solo, un vero attore di spicco degli anni 70, assieme ai vari Alain Delon e Thomas Millian. Lui è stato uno di quelli che veramente faceva girare la testa alle signorine, insomma. Insieme a mi sfugge. Ah, ad Alberto Maria Merli, che faceva il commissario in molti film, ha fatto il commissario. E poi l'ultimo, ma non per importanza, anche Tony D'Angelo, regista, figlio del più celebre cantautore Nino, Ah. ma regista di film noir prodotti dalla Minerva Pictures, che ha girato Calibro 9, sequel ideale di Milano Calibro 9, con protagonisti Michele Pace, Alessio Boni, Barbara Boucher, e tanti altri. Sì, io vorrei che ci soffermassimo sulla figura di Fernando Di Leo, perché è stato per molti anni un regista ignorato dalla critica, se non quasi vorrei dire insultato, denigrato. E solo con la critica positiva anzi, gli elogi di Quentin Tarantino, è tornato alla ribalta, hanno dovuto rivedere anche la nostra critica cinematografica, ha dovuto rivedere i suoi giudizi. Permettimi una postilla sul suo capolavoro Milano Calibro 9, appunto tratto dall'omonimo romanzo di Giorgio Scerbalenco, che è uno dei miei scrittori preferiti e che collaborò alla sceneggiatura del film, anche lui bistrattato come scrittore di genere, sai, però secondo me è un grandissimo, uno dei più grandi del Novecento, a mio parere. Quindi ritengo che sia meritoria questa riproposizione dell'opera di Fernando Di Leo, Sì, questo volevo sottolineare. senz'altro Milano Calibro 9, come tutta la trilogia del Miglio, e non solo, sono tanti i film, avevano qualcosa di diverso rispetto agli altri film. Questo mi sento di dirlo con una fermezza. La costruzione non solo della sceneggiatura, ma anche l'adattamento con le musiche di Bacalov, in particolare in quel film con la colonna sonora composta anche con gli Osanna. Ma ad esempio, non solo Milano Calibro 9, c'è una scena con la musica di Trovajoli in La Mala Ordina, un inseguimento che dura 20 minuti, che fece impazzire Tarantino, Sì. che ha una costruzione tra regia, sceneggiatura, colonna sonora, montaggio straordinaria, da studiare nelle scuole quando ci si sveglia fino a quando si va a dormire. Questa è la cosa che colpisce di Fernando. Non stiamo parlando, come si è spesso apostrofato, di poliziotteschi, detto in Già vario questo modo. fatto che appunto è come spaghetti western, che Sì. sono tutti epiteti che volevano un po' denigrare, Sì, no? sminuire il lavoro. Sminuire questa filmografia. No, ti volevo chiedere, anzi, come comincia Fernando Di Leo? Cioè, Le poi origini. parte, sì, poi ovviamente parte a Roma. Sì. Va a Roma, immagino, Sì, no, ovviamente lui, dopo essere nato e cresciuto a San Ferdinando e dopo essere passato da Foggia, la sua Foggia, poi dopo è andato naturalmente a Roma. Fonti ci dicono che avrebbe studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, ma non sono fonti certe, confermate. Per poi le sue prime cose sono state delle
dei trattamenti delle sceneggiature dove lui non è stato accreditato, come il film Per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più di Sergio Leone. Io ho avuto la fortuna di vedere la copia originale della sceneggiatura di Per qualche dollaro in più firmata Fernando Di Leo, quindi posso dare piena certezza che era firmata da Fernando quella sceneggiatura. E anche se lui ha sempre detto che quel film era completamente merito di Sergio Leone, perché sono i tempi di Sergio Leone che hanno cambiato la storia del cinema e non si è mai voluto prendere Sì, il nessun merito. merito di questa cosa. Anche se, così come quel film, così come in Django, dove il trattamento scritto in una notte, con una richiesta fatta all'ultimo da Corbucci, che era disperato perché il giorno prima di partire per la Spagna i produttori gli chiesero di cambiare tutta la sceneggiatura. Lui chiamò Fernando in una notte cambiò tutto il trattamento della sceneggiatura e Corbucci a una certa disse Fernando, io vado a dormire, tanto tu come fai bene. E quindi Fernando riscrisse tutta la sceneggiatura dando quel valore, perché nel momento in cui questo è un qualcosa che manca a livello di storia della critica cinematografica. Bisognerebbe studiare quanto ha influito Fernando Di Leo sul cinema nazionale, ma anche internazionale, perché sono tutti dei tasselli di un puzzle che, se messi assieme, si potrebbero scoprire delle cose allucinanti. Sì, infatti, sì, sono d'accordo. Ma c'è comunque diciamo, la rivalutazione di Quentin Tarantino è stata Sì, importante perché era proprio completamente passato nel dimenticatoio. il caso certe Sì, volte infatti. porta alla ribalta personaggi che hanno pieni meriti. Non stiamo parlando di una forzatura dettata da un personaggio di fama che decide che qualcuno deve vivere e qualcun altro deve morire. No, stiamo parlando di opere che sono passate nel dimenticatoio perché probabilmente opere realizzate con produzioni indipendenti, nonostante dei cast che vedevano personaggi come Barbara Guccellino, Banfi, Budistro, Derry Silva, Ursula Andress, che è stata la prima Bond Girl internazionale. Siamo dei personaggi di un livello straordinario. Beh, in Milano Calibro 9 io trovo grandioso Moschin. Moschin, Gastone Moschin, Moschin è veramente. straordinario. Sì. Un altro attore che secondo me andrebbe ricordato, Sì. voglio dire, perché poi per tutta la sua Carriera eccezionale. eccezionale. Quindi il programma si svolgerà in 3 giorni, abbiamo detto il 9, 10 e 11 settembre. Come lo avete suddiviso, come lo avete insomma concepito? Probabilmente una delle caratteristiche che ci viene riconosciuta come merito, no? Nella costruzione di questo programma del festival è che non sarà soltanto un festival del cinema, come abbiamo detto, saranno tantissimi aspetti sociali che verranno toccati, sicuramente, ma poi c'è un'apertura, in quei giorni di gran parte, delle mete territoriali turistiche, che saranno visitabili gratuitamente, gran parte dei territori, quindi la riserva delle Saline, il museo del parco archeologico dell'Ipogeia e le cave di Cafiero saranno visitabili con visite guidate gratuite, saranno possibili effettuare. Ma poi noi partiamo con un messaggio forte, partiamo con gli studenti, con i ragazzi, con l'evento in collaborazione con l'Università di Foggia, dove per l'appunto sarà Deodato nostro ospite assieme a Luca Pallance e la dottoressa Silvia Mei, la professoressa. E là i ragazzi saranno parte della giuria del festival, decideranno loro il vincitore della categoria studenti, dei 3 corti finalisti. Ma poi ci saranno proiezioni pomeridiane per tutti e 3 i giorni, proietteremo Down by Di Leo, la storia della vita di Fernando, con Deborah Farina protagonista e presente, proietteremo Il poliziotto in marcio, ma Il poliziotto in marcio con Luc Merenda, poliziotto marcio, ma anche con il poliziotto buono, Nicola Longo, poliziotto sotto copertura che arrestò tra gli altri Vallanzasca e che viene un po' a raccontare l'ultimo libro uscito, Macaone, autobiografico, e qual è la connessione con il cinema che lui ispirò Fellini e anche il personaggio di Thomas Millian di Nico Giraldi. Per poi concludere con Calibro 9, sequel ideale di Milano Calibro 9, con Tony D'Angelo presente, ma il main event senz'altro è quello serale, con l'evento in piazza all'aperto, con il maxi schermo, i cortometraggi finalisti delle sezioni principali, i corti di Puglia il venerdì, i corti italiani il sabato e i corti noir internazionali la domenica, con
con tantissimi ospiti, ma senz'altro la qualità dei corti è quella che sarà al centro dell'attenzione in quei giorni. Sì, è la sezione dei corti realizzato dagli studenti. Mi dicevi che Sì, ti ha colpito la qualità del. assolutamente. Poi quando leggi CSC vuol dire anche che la qualità già di base è alta. I tre corti protagonisti, uno è stato presentato da Alice della Città al Festival del Cinema di Roma, l'altro è quello candidato agli Oscar nella sezione junior nel 2023 e l'ultimo è quello di Valerio Ferrara che ha vinto Cannes quest'anno ed è stato il primo corto italiano dopo 5 anni a tornare a Cannes, quindi non stiamo parlando proprio di studenti No, nella ma norma. certo. Saranno presenti scolaresche, non so, Sì, gli hanno studenti, aderito le scuole. assolutamente, gli studenti dell'Università di Foggia hanno aderito e poi sono ancora aperte naturalmente le iscrizioni per chiunque volesse partecipare alla Giuria dei Ragazzi, basta avere tra i 14 e i 25 anni per essere protagonisti in prima persona e fattore non da poco conoscere il maestro Ruggero Deodato che a San Ferdinando di Puglia non credo ricapiterà Certo. più. Allora, ringraziamo il direttore del Short Film Festival di San Ferdinando di Puglia, Giuseppe Memeo, che ci ha illustrato questa meritoria iniziativa per valorizzare diciamo, i nostri autori, in questo caso cinematografici, e sperando che abbia lunga vita questo festival e che lui non venga chiamato immediatamente a lidi più importanti, che almeno possiamo godercelo un po' fino perché a mio avviso questo ragazzo si farà. Io vi ringrazio dell'intervista e mi auguro che non sarò io ad andare via, ma che sarà il Fernando Di Leo Short Film Festival a diventare uno dei più bei festival in Italia. Grazie Ce lo auguriamo veramente. mille. Arrivederci. Bene.